L'Italia è una penisola ed è circondata dal mare e tutte le città di mare che vivono di pesca e di pescato sono accomunate da una gastronomia che riflette la matrice del territorio o del mare in questo caso. Pesci differenti, fondale marino, posizione geografica influiscono su sapori e consistenze tra ingredienti ed aromi che compongono una ricetta, un piatto. Ma pur tra mille ricette ce n'è una che lega ogni città, ogni paese che si affaccia sul mare. Caciucco, zuppa, buridda, ghiotta, bouillabaisse in Francia, a Marsiglia o brodetto sulla costa adriatica. Pesci diversi, mille ricette, mille varianti, con o senza crostacei, con o senza cocci, pomodoro fresco oppure concentrato, cipolla sì o cipolla no. La fantasia e la tradizione vincono su tutto. A Fano, questo piatto della gastronomia locale da tempo viene celebrato con una manifestazione che nel tempo è cresciuta da semplice gara amatoriale a vera e propria tra chef internazionali. Ora il Festival Internazionale del Brodetto e delle Zuppe di Pesce, per la sua 14ª edizione, riprende la strada del Nazional Popolare, reintroducendo la gara amatoriale. Il carattere importante che abbiamo voluto dare è quello della popolarità. Puntiamo su una bella festa popolare, un fine settimana di grande partecipazione di pubblico, un fine settimana di grande integrazione con gli altri contenuti importanti della città di Fano, il carnevale, il jazz, saranno protagonisti del nostro festival. Quindi questo aspetto della partecipazione, del gioco, della riflessione intorno alla scommessa di rilanciare, di sostenere la produzione ittica e il consumo della produzione ittica nei nostri ristoranti. I cooking show si terranno tutti sul palco centrale, tutti guidati da Federico 40, il Fede di Fede Tinto, di Decanter, di Radio 2, di Rai 2, tutti con chef stellati e di grande importanza, però sono aperti a tutti e quindi tutti avranno la possibilità di assistervi, di confrontarsi con le proposte che saranno presentate. Ma le novità di questa edizione 2016 non sono solo nell'impianto degli eventi, anche il comune recita una parte primaria, investendo e credendo in questa manifestazione che arriva a fine estate e che serve anche per la destagionalizzazione dell'offerta turistica. È una manifestazione che chiude una stagione che ci ha dato molte soddisfazioni, l'anno scorso 80.000 visitatori, quindi una grande kermesse che fa prestigio per tutta la Regione Marche. Il tema della promozione diventa importante non solo per gli esercenti che hanno inserito tutto il brodetto nel loro menù per esempio, ma di un intero territorio che è fatto di tradizioni, che è fatto di una cultura enogastronomica che la gente scopre, apprezza e quindi dal vino che viene coniugato con le pietanze di pesce, a un piatto povero che è diventato invece un piatto frutto di sperimentazione dei più grandi chef nazionali e internazionali che si confrontano insieme agli chef locali.